Presidente Mabilino, la Contrada quest'anno arriva forse alla conclusione di un percorso importante di svecchiamento e ringiovanimento. È l'occasione per presentare quello che fosse uno dei direttori artistici più giovani d'Italia. Certamente la mancanza di Francesco Macedonio, scomparso a aprile di quest'anno, si sentiva fortissimo, però è stata l'occasione anche per ripensare un po' le linee artistiche, di cambiare direzione, perché uno come Francesco Macedonio non è possibile trovarlo uguale. E così abbiamo pensato a un giovane coraggioso, intelligente, ironico come Matteo Leotto, che pur venendo dal cinema, di recente appunto ha fatto il film Zoran e il nipote scemo, che ha avuto un successo e premi tantissimi e continua a riceverli, ha una formazione teatrale, insegna recitazione al Centro Cinematografico di Roma. Ci sembrava la persona più adatta per apportare idee nuove, una nuova atmosfera all'interno della Contrada. Parlando della stagione, infatti alcuni titoli sono quasi più titoli da film che non titoli, anzi da film quasi di azione, di horror, che non da teatro, quindi una stagione che si preannuncia molto giovanile? Certamente ci sono Trappola mortale, se per il genere giallo l'abbiamo già ospitato, ha avuto un grande gradimento sugli spettatori anche a livello nazionale, è un genere che funziona e quindi lo riproduciamo soprattutto con autori molto interessanti. È una stagione mista come tradizione per la Contrada, quindi ci sono spettacoli musicali, ci sono commedie, ci sono grandi classici, ci sono le nostre produzioni che hanno un radicamento sul territorio. Un programma molto vario a cui si aggiunge quest'anno un circuito danza, un circuito comici, abbiamo anche Comedians, che è una commedia in anteprima nazionale che debutterà qui al Teatro Bobbio. Conosciamo allora Matteo Leotto, che è il nuovo direttore artistico. L'unica cosa che c'è in comune rispetto alla vecchia direzione artistica è che siete dell'Isontino entrambi. Sono molto onorato di questo incarico, sono molto onorato appunto di venire dopo un'infinità di anni di meraviglioso lavoro di Francesco Macedonio. Ringrazio Olivia Mabilino per avermi dato questa possibilità e diciamo questa nuova sfida mi diverte molto, quindi sono molto felice. Quindi sono titoli importanti che per la Contrada, fosse anche una novità, tipo Trappola mortale, insomma, io onestamente non ricordo titoli quasi da film alla Contrada, mentre lo sette appunto con i musical siamo già abituati, o tutta una serie di cose portate o importate dalla TV, qui invece una novità. Ma sì, insomma, io la cosa che io diciamo, mi sono formato come attore prima di diplomarmi poi come regista cinematografico e quindi insomma la passione per il teatro è sempre stata una passione forte. La cosa che vorrei provare a fare, la sfida che mi pongo è quella di provare a mescolare un po' i due generi, insomma, che fanno parte della stessa grande famiglia, però magari cercare di capire come poter intrecciare le due materie. Senti, ovviamente il problema, il primo spettacolo ovviamente lo apre sempre, diciamo, la compagnia, gli attori nostrani di casa nostra. Quest'anno ci dai un'anticipazione, perché di solito con la Reggio si rischia sempre di morire dal ridere, ma morire in tutti i sensi. Ma diciamo, vedrete come al solito, insomma, un lavoro raffinato e di grande cuore. Una volta Diego Matuchina non voleva mai farsi vedere dalle telecamere, assolutamente no, poi dopo, sei uno dei pochi uomini rimasti che entrano, perché ormai sai che di moda sono le donne, no? Per carità. Senti, allora, parliamo un po' di questi spettacoli. Apriamo ovviamente con Ariella Reggio, il tuo direttore artistico non ha voluto sbilanciarsi, riusciamo a stappare qualcosa a te? Ma certamente, noi abbiamo, per tradizione, noi inauguriamo sempre la stagione con un testo dialettale, che viene commissionato. Noi commissioniamo testi e abbiamo creato negli anni un filone di drammaturgia triestina, in lingua triestina. Quest'anno partiamo con una farsa, una commedia molto divertente, scritta appositamente per noi da Alessandro Fullini, il comico di Zelig, che la interpreterà in scena assieme ad Ariella Reggio e ad altri attori della nostra compagnia, Marzia Postogna, Paolo Fagiolo, Adriano Braidotti. E il testo è Sissi a Miramar ed è appunto una farsa che
inventa un mai esistito rapporto tra Sissi e la cognata Carlotta, che si ritrovano a convivere nel nostro castello di Miramar. Una cosa molto divertente. Senti, è un'anticipazione invece sulla prima nazionale? Questa sarà comunque una prima nazionale e subito dopo avremo un'altra prima nazionale in novembre, perché avremo il secondo testo prodotto dalla Contrada, che è Triestiner, tratto dal libro di Massimiliano Forza, che viene invece adattato e diretto da Giuseppe Emiliani, mentre il Sissi viene diretto da Alessandro Marinuzzi. In totale quanti spettacoli per questa stagione? Nella nostra stagione avremo in abbonamento 12 spettacoli. E poi a questi 12 spettacoli in abbonamento, che si alternano fra commedie, drammi, cabaret, musical, avremo 6 appuntamenti fuori abbonamento, 3 dedicati alla danza e 3 dedicati ai grandi comici. Bravo, è stato bravo. Grazie.